In collaborazione con bentornati ad Agricoltura News, l'appuntamento con le notizie dal mondo agricolo e non solo. Puntata speciale quella di oggi. Siamo venuti per voi a visitare Euroflora, la più grande mostra di piante e fiori che ci sia veramente al mondo. Sicuramente va oltre i confini dell'Europa, coinvolge moltissime nazioni e coinvolge in primis la nostra grande regione Liguria. Allora andiamo subito a vedere intanto qual è la situazione del distretto florovivaistico del Ponente Ligure. Il distretto sta ripartendo, cercando di ricollocarsi nel mondo della floricoltura, sul mercato mondiale della floricoltura, con delle strategie nuove, perché bisogna innovare, bisogna puntare a prodotti nuovi, bisogna puntare a far sistema. Questo è il ruolo principale del distretto. Stiamo lavorando in questa direzione e speriamo di dare un impulso importante e un sostegno alle nostre imprese perché riescano a rimanere sul mercato, riescano a crescere, perpetrando ancora quello che è la nostra tradizione, che è la tradizione di un territorio che vive, ha vissuto e speriamo continuerà a vivere di floricoltura. Qualità e sostenibilità sono fondamentali per lo sviluppo del florovivaismo, ma cosa significa? Significa cercare di premiare le aziende che vogliono svilupparsi in maniera sostenibile, garantendogli l'accesso a determinate fasce di mercato in cui chi si certifica a livello sociale e ambientale ha la possibilità, ha l'accesso, come si può dire, esclusivo. È per questo che cerchiamo di sviluppare presso tutto il territorio del distretto tutte le certificazioni di tipo sociale e ambientale, perché crediamo che sia uno sviluppo commerciale possibile per il futuro, tendenzialmente in crescita nel nord Europa, che è il nostro mercato di esportazione principale, e con ricadute positive in generale su tutto il territorio, perché ovviamente lavoratori trattati meglio e una tutela dell'ambiente maggiore è un beneficio generale per tutti. Tutto questo rientra nel progetto Fiore Giusto. Cos'è il Fiore Giusto? Qual era il problema delle certificazioni ambientali e sociali già esistenti sul mercato? Il fatto che non fossero tagliate sulle esigenze e sulle leggi italiane e soprattutto con dei costi decisamente poco accessibili per quelle che sono le realtà piccole del nostro territorio, e in questa maniera qua c'è una certificazione accessibile, giusta, corretta e rispettosa degli standard internazionali, che è tagliata su misura per le aziende nostre. L'unione fa la forza, sembra dire questo il progetto Flormed. Potrei anche non aggiungere nulla. Il progetto Flormed, a parte le battute, è un progetto di filiera, vuole unire le forze, le intelligenze, il lavoro della ricerca, della produzione e della promozione del commercio. E questo fra gli stati e dentro gli stati. Noi parliamo dell'Italia, della Francia, della Grecia e della Spagna e di 10 partner che sono presenti su questi territori. Che cosa sta cambiando quindi per quanto riguarda la floricoltura a livello europeo? Si è capito che cosa? A livello europeo i paesi del bacino mediterraneo, parliamo della costa settentrionale del bacino mediterraneo, soffrono una forte concorrenza per ciò che riguarda i costi dell'energia, per ciò che riguarda i costi della manodopera soprattutto. Il fiore mediterraneo, il fiore Flormed, vuole controbilanciare questa spinta negativa con la caratterizzazione del prodotto, quindi il prodotto Flormed, che sarà un prodotto distinguibile per la qualità e per il rispetto del lavoro e delle persone e dell'ambiente anche, il fiore Flormed controbilancerà questa concorrenza estera vendendo, oltre che un prodotto, anche il profumo della nostra terra. La ricerca in floricoltura è un aspetto fondamentale, oserei dire, in quanto
una volta che gli indirizzi di sviluppo, di certificazione della qualità, di tipicità di un prodotto sono stati emessi dalla politica, il passaggio dalla decisione politica al prodotto non può che passare attraverso la fase della ricerca. Una ricerca che nel campo della sostenibilità ambientale deve andare verso l'uso di fattori produttivi biodegradabili, come ad esempio i vasi, compostabili e biodegradabili, attraverso l'uso e la sostituzione progressiva delle torbe con compost di qualità, attraverso l'impiego di prodotti agrofarmaci per la lotta alle avversità delle piante, sempre a sempre minore impatto ambientale e pericolosità per anche l'utilizzatore e quindi l'operatore professionale e il consumatore. Tutto questo si può fare operando in team, in gruppo. Il concetto di rete, il concetto di filiera è fondamentale per poter realizzare un prodotto della ricerca che sia utile per il consumatore e prima ancora anche per il produttore. In ultima analisi, utile per il mercato. Ed ora insieme a Giovanni Minuto andiamo alla scoperta di Euroflora 2011. Euroflora rappresenta per la Liguria un'occasione. In tempi di crisi come questi, con la riduzione dei consumi, con la contrazione quindi dei margini di guadagno delle imprese e con una difficoltà di mercato generale anche legata alle forti importazioni dall'estero, sicuramente Euroflora rappresenta sia una vetrina sia un'occasione per far vedere e far conoscere il prodotto di Liguria a tutto il mondo e ai milioni di visitatori che troveranno in questa kermesse veramente un po' la crema di quello che è la nostra produzione, sia di fiore reciso che di vaso fiorito. Per non lasciarci il cuore. Liguria, gelosamente tua. Il garofano è una produzione che in passato ha reso famosa la Liguria, avevamo molti produttori, molti ibridatori. Oggi purtroppo la produzione è delocalizzata in altri paesi, il prodotto garofano è più apprezzato nei paesi dell'est o in Sud America che non in Liguria, in Italia. Però rimane sicuramente una grande, una preziosa area produttiva nel Sanremese che riguarda in modo particolare il miglioramento genetico. Ci troviamo qui di fronte a garofani, ad esempio, di colore rosso, molto intenso, molto belli, molto bello, e la colorazione, il profumo, la dimensione dei petali, il portamento del fiore, le caratteristiche di durevolezza sono tutti aspetti di uno stesso problema, ovvero quello del miglioramento genetico, che in Liguria storicamente è sempre stato ben affrontato e di grande importanza, di grande rilievo. Tra le aromatiche un posto privilegiato spetta sicuramente alla lavanda, una specie molto interessante, in quanto un genere molto interessante in quanto dispone di numerose specie. Questa ad esempio è la lavanda stecas. La lavanda è una di quelle poche specie che permette di essere utilizzata per diverse ragioni, con diverse finalità. Una ornamentale, come vediamo in questo caso, grazie al fiore sempre molto bello e molto vivace come colorazione. Una estrattiva, in quanto dalla lavanda sappiamo si ottiene il famoso olio essenziale, ed una ancora ad uso in qualche caso anche medicinale, in quanto la lavanda è anche fonte di sostanze antiossidanti utilizzabili in medicina o nel benessere. Non soltanto i fiori sono prodotti anche dalle piante orticole, come ad esempio il carciofo, che quando fiorito è dal punto di vista ornamentale molto interessante, ma non dimentichiamoci che la Liguria è anche terra di grandi produzioni orticole. Citavamo
ricordiamo adesso il carciofo spinoso dal Venga, ma potrei ricordare il pomodoro a cuor di bue. Bene, pensate che anche il pomodoro, anche il carciofo, anche altri prodotti orticoli sono apprezzati in vaso come prodotti ornamentali che vengono spediti dalla Liguria in Nord Europa. Quindi anche una produzione orticola ha il suo giusto posto in una fiera come questa, che è dedicata alle piante ornamentali. Di agrumi abbiamo parlato ampiamente nel corso delle nostre puntate di Agricoltura News. Gli agrumi sono uno dei biglietti da visita più belli, più interessanti della nostra riviera, ed effettivamente tra rimoni, arancio pernambuco, chinotto e altri ancora, altri agrumi minori, sicuramente la Liguria può offrire un vasto panorama. Un esempio un po' particolare è questo agrume, questo limone che assume questa colorazione rossa molto intensa. Il miglioramento genetico lavora anche in questo settore. Non parliamo chiaramente di produzioni tipiche, ma produzioni innovative, perché il tipico diventa tale quando l'innovazione diventa tradizione. Le palme ormai fanno parte del landscape, del panorama della Liguria da almeno 150 anni e anche più. Purtroppo però da alcuni anni il punterolo rosso, il Rhynchophorus ferrugineus, si è diffuso anche nei nostri ambienti, anche nella nostra riviera. In questo momento è presente in due luoghi in modo particolare, uno a Bordighera e uno nella zona di Alassio. Si tratta da un lato di mettere a punto quelle strategie, quelle metodiche di difesa che potrebbero risultare vincenti per conservare il nostro panorama e il nostro patrimonio di palme, pensare ad una riprogettazione di quelle aree dove gli abbattimenti di questi esemplari sono avvenuti, utilizzando palme, specie che siano tolleranti o resistenti all'attacco di questo insetto. Le palme europee, le palme mediterranee esistono, in modo particolare in Italia esiste ancora una specie di palma, chiamiamola nostrana, la Camerops humilis o palma nana, che qui vediamo è una specie di palma che è nativa del Mediterraneo, che ancora si trova in natura nel sud Italia, nella zona, nelle aree della Sicilia e della Calabria, ma che si adatta anche molto bene ai nostri ambienti dell'alto Mediterraneo. Per non lasciarci il cuore. Liguria, gelosamente tua. Benvenuti all'appuntamento con l'agrometeorologia. A marzo le precipitazioni sono state superiori alla media storica ovunque, con 200 mm oltre di cumulato mensile in gran parte della regione, picchi di oltre 250 mm nell'entroterra savonese. Proprio in queste zone si sono registrati scarti di oltre 200 mm rispetto alla media degli ultimi 7 anni, mentre lungo la fascia costiera e nelle altre province gli scarti, sempre positivi, sono stati più contenuti. In media gli eventi piovosi sono stati 8-9 a Levante nell'entroterra savonese e 4-6 nel restante territorio. Dal punto di vista termico, marzo si è caratterizzato per valori superiori alla media degli ultimi 7 anni. Gli scarti rispetto a quest'ultima sono stati superiori per la media mensile delle massime, circa 2 gradi in più, mentre per la media mensile delle minime gli scarti maggiori si sono rilevati lungo la fascia costiera. Dal punto di vista colturale, alla fine di marzo si è registrato un regolare risveglio vegetativo in linea con gli anni precedenti, sia per la vite che per l'olivo in tutto il territorio regionale. Grazie per l'attenzione, appuntamento al mese prossimo. E concludiamo qui questa puntata interamente dedicata all'edizione 2011 di Euroflora. L'appuntamento è alla prossima settimana. Vi ricordo che naturalmente questa, come tutte le altre puntate, possono essere riviste sul sito www.telegenova.com, e non dimenticate, con Agricoltura News l'agricoltura diventa cultura. Arrivederci. In collaborazione con